ci colleghiamo con Massimo Profeta, che saluto. Buonasera, Massimo. Buonasera a te e a tutti gli amici Visione all'ascolto. Beh, insomma, ancora tutto bloccato circa Salvatore Aloi dell'Avellino, trattativa davvero estenuante. Paolo, infinita. Il Pescara è già d'accordo, ricordiamo, facciamo un breve resoconto col giocatore dallo scorso 23 luglio, non rientra più nei piani dell'Avellino, ha già rifiutato Cesena e vuole solo il Delfino. È un problema tra il giocatore e il club irpino, segnatamente il suo presidente D'Agostino, i rapporti si sarebbero guastati. Insomma, la trattativa probabilmente sarà sbloccata in modo definitivo dalle due società, direttamente dai due presidenti attraverso una telefonata, ci dicono tra questa sera e domani mattina. Insomma, fumata bianca in arrivo per Aloy. I termini li abbiamo già ricordati in queste settimane: prestito con diritto di riscatto del classe 1996. Con l'arrivo di Guion, che è atteso tra domenica e lunedì in prestito biennale dal Sassuolo, in questo momento è in prestito al Perugia, biennale al Perugia, ma il Perugia rinuncerà al secondo anno di prestito e lo restituirà dunque al Sassuolo. Con il probabile arrivo di Guion, il centrocampo sarebbe al completo. Notizia di oggi, Paolo, attenzione perché Davide Verolli, altro gioiellino della cantera, per così dire, biancazzurra classe 2003, è nel mirino del Cagliari. Abbiamo già letto alcune notizie che sono circolate sui siti, però attenzione, nulla di definito. Sul classe 2003 ci sono anche la Roma, il Benevento e il Pisa. In vantaggio in questo momento la Roma, che lascerebbe il 50% sulla rivendita futura alla Pescara. La trattativa potrebbe chiudersi tra 7-10 giorni. Per il ruolo di trequartista, De Licari sta impostando una trattativa concreta per portare in biancazzurro Aristidi Colai, classe 99. Si tratta di un giocatore italo-albanese, ex Pro Patria e Primavera del Sassuolo. Lo scorso anno all'Alessandria, 22 presenze, un gol in Serie B. Merola, anzi, per essere ancora più precisi, che è un altro giocatore attenzionato dal Delfino, di proprietà dell'Empoli, andrà invece in prestito in Serie B al Cosenza. Infine è stata respinta la richiesta di anticipazione dell'udienza del Consiglio di Stato dopo i ricorsi che sono stati presentati appunto al Consiglio di Stato, sia dal Teramo che dal Campobasso. Insomma, si va verso lo slittamento della prima giornata di campionato. È tutto, la linea può tornare a te, Paolo.